lo sa che io ho perduto due figli. Signora, lei è una donna piuttosto distratta. E mai mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco. Dormivo, la mattina ero completamente gonfia, vomitavo, nauseante, non riconoscevo più la persona che vedevo allo specchio. Questi sono dei motivi che mi hanno fatto decidere di chiedere aiuto. Chi vedeva allo specchio? Ti vedevo, un mostro. Un mostro. Sì. L'alcol mi ha rubato la felicità di essere mamma per colpa della mia droga, il vino, ho trascurato la mia vita e anche gli affetti più cari, come i miei due figli. Mi sentivo piena di alcol e per bere inventavo ogni tipo di bugia, sino ad avere due vite e quando mi guardavo allo specchio vedevo un mostro. Bastano poche parole ad Antonella, ex dipendente di un ufficio postale ora in pensione, per raccontare il suo inferno di alcolista, un buco nero durato 30 anni, da quando aveva 27 anni, quando ha iniziato a bere per sentirsi meglio, per riuscire ad affrontare le difficoltà di sentirsi troppo giovane ad essere moglie e poi giovane mamma di due figli che non ha saputo gestire. La svolta grazie a uno psichiatra che quando ormai non sapeva come uscire da quell'incubo, invece di spillarle tanti soldi, come avrebbe potuto fare, l'ha inviata al SERD, il servizio della ASL che poi l'ha indirizzata ad Alcolisti Anonimi. La sua salvezza, che lei ci racconta come un torrente che rompe gli argini da un gradino di cemento di Villa Gruber a Castelletto, il quartiere dove vive e dove ha trascorso la sua infanzia felice. Antonella, tu hai una storia di alcolista alle spalle, fortunatamente, per quello siamo qui a raccontarla, perché vogliamo dimostrare, raccontare che si può uscire da questo incubo. Racconta innanzitutto, insomma, capi, come hai iniziato a bere, quanti anni hai, quando hai iniziato a bere? Allora, io adesso ho 64 anni e ho messo il tappo alla bottiglia 8 anni e mezzo fa, quindi a 56 anni. Il mio inizio è stato quando avevo 29 anni e da lì per una trentina buona di anni sono stata attiva con l'alcol, con la sostanza alcol. Il perché, per quanto mi riguarda, è ad un certo punto mi sono resa conto di non riuscire a accettare la vita che avevo. Mi sono trovata ad essere troppo presto prima fidanzata, troppo presto moglie, troppo presto mamma di due bimbi e mi sono sentita stretta in una morsa che mi soffocava. E ho capito, all'inizio mi sembrava che inebriarmi un pochino con un po' di alcol mi dava sollievo, mi sembrava che mi facesse accettare meglio la situazione. Il problema è che le mie paure rimanevano lì, non scomparivano, il giorno dopo c'erano ancora, sempre presenti, ma la sostanza non si ferma, tu hai sempre bisogno di aumentare il consumo finché ad un certo punto sei prigioniera, ti ha incatenato, non fai più vita. Non riesci a non bere, anche se lo giuri, piangi, fai qualsiasi cosa la sera, ma il giorno dopo tu ricominci e stai male anche se bevi, perché ormai ti fa veramente, almeno a me faceva proprio schifo bere, ma non potevo farne a meno. Ho distrutto tutto, ho distrutto la famiglia, ho ammalato i miei figli perché hanno avuto, da quando erano piccoli, una madre che non c'era, una madre che era sempre ubriaca. Che ti vedevano? Certo, certo, certo che mi vedevano. Finché erano piccoli probabilmente non capivano e poi hanno cominciato a rendersene ben conto. Era umiliante per te questo? Questo era molto umiliante, ma non c'era verso, non riuscivo a fermarmi. Era più forte il bisogno della sostanza, molto più forte.
non c'era possibilità. Ho fatto, li ho chiusi fuori di casa, ho chiuso il mio ex marito con i bambini fuori, perché ho dato il ferro, neanche mi sono resa conto di aver dato il ferro morto e sono svenuta. Un sabato pomeriggio mi sono ripresa la domenica, da tanto ero piena di alcol. Guidavo con loro, li portavo piscina di qua e di là, intanto che li aspettavo andavo nei vari bar che c'erano o dalla piscina o nelle altre attività sportive e bevevo. Era diventata la mia... L'unico momento in cui non bevevo era per non perdere il posto di lavoro, erano le ore in cui lavoravo. Ma che lavoro facevi? Io lavoravo per le Poste Italiane. E... Fuori dall'ufficio? Sì, negli uffici. E come facevi ad andare a lavorare in quelle condizioni? Allora, finivo la sera quando praticamente svenivo, dormivo, la mattina ero completamente gonfia, vomitavo, nauseante, non riconoscevo più la persona che vedevo allo specchio. Questo è uno dei motivi che mi hanno fatto decidere di chiedere aiuto. Chi vedevi allo specchio? Ti vedevo un mostro. Un mostro. Sì. Per quanti anni hai visto un mostro? Tanti, perché poi alla fine era sempre peggio. Mia figlia nel frattempo se n'era andata perché era diventata grande, ha avuto un bimbo che adesso è un ragazzino, insomma, che non mi faceva vedere, perché giustamente aveva paura a lasciarmelo. E non c'era verso. Non lo so, non ce la facevo. Mio figlio ho scoperto, dopo che sono entrata in Alcolisti Anonimi, qualche mese dopo il classico cambio degli armadi, facendo le pulizie nel suo, ho trovato non so quante bottiglie che mi aveva nascosto. Per togliermele, per non farmele bere. Cos'era? Che bottiglie erano? Di vino bianco, che era la mia droga. La mia droga era il vino bianco. Poi, per l'amor di Dio, se andavo a cena fuori c'era il rosso, bevevo anche quello, però... E superalcolici no? No. Superalcolici è stato un momento, ma non è stato mai una dipendenza. Era la compagnia, quindi bere in compagnia magari un aperitivo. Il mio problema è che per poter essere sociale... Per stare insieme agli altri. Cosa facevo? Bevevo a casa, andavo con le altre persone, bevevo l'aperitivo, mi trattenevo, che era un'angoscia, tornavo a casa e finivo di bere. Perché era il tuo carburante proprio. Sì. Perché una cosa che... Grazie al cielo ho imparato quando ho chiesto aiuto e ho deciso di varcare la soglia e entrare nell'associazione di Alcolisti Anonimi. Quello che ho imparato, e ho imparato subito grazie al cielo, è che era il primo bicchiere quello che mi uccideva, non la seconda bottiglia che svuotavo. Se riuscivo a non versarmi quel primo bicchiere, riuscivo a stare astinente, perché sobria è... La sobrietà è nell'anima, nelle emozioni, emozioni che ancora adesso faccio fatica perché ancora mi avvolgono e spesso mi tolgono quella sobrietà perché mi faccio prendere dall'ansia, da certe paure che probabilmente avrò per tutta la mia vita, non è che pretendo di diventare una santa. La cosa più brutta che hai fatto in questa esperienza da alcolista? Quello che ho fatto di più brutto è sicuramente quello che ho detto, quello di chiudere i miei figli fuori, di dimenticarli, di averli. Sì. Quanti anni avevano i bambini, i ragazzi? No, bambini. Ne aveva più o meno 3 anni il piccolo e 6 anni la grande. Cioè tu eri in casa e loro li hai chiusi fuori, sì. Per bere? No, perché sono proprio svenuta. Cioè, quando ad un certo punto arrivavo al top, Era come se svenissi. Un coma etilico? Più o meno, sì. Perdevo proprio il senso. Poi ti svegliavi? Sì,
Solo che quella volta lì, probabilmente la stanchezza della settimana... Allora erano fuori e non riuscivano ad entrare. Eh no, c'era anche il papà per fortuna. E non so dove sono andati, veramente. Perché lì non ho più avuto, non ho mai avuto il coraggio di chiederlo. È un qualcosa che ho dentro. Sì. Quando hai deciso di dire basta, qual è stato il fatto che ti ha fatto andare basta, oltre allora, non posso? Oltre non posso era il fatto che avevo perso completamente la dignità di me stessa. Come dicevo, ormai avevo veramente schifo di me stessa. Però, nonostante tutto, ero convinta di avere un problema mentale e non con l'alcol. Pensavo di essere solo una persona che beveva un po' troppo. E quindi sono andata da uno psichiatra. Sono andata da questo medico che, per quanto mi riguarda, ringrazierò finché sono in vita. Questo dopo tanti anni che bevevi? L'ho fatto poco prima di entrare in Alcolisti Anonimi, quindi deciso un po' quasi tardi. 9 anni, sì. Non ero ancora arrivata al mio fondo. Ma il tuo medico di famiglia, qualcuno lo sapeva, no. Nessuno ti ha mai consigliato. No. Allora, cioè, tu per decenni eri alcolista e nessuno ti ha indicato una strada. No, nessuno l'ha indicata perché io ero bravissima a nascondere e a mentire, o almeno nella mia testa io ero convinta che gli altri non vedessero il mio alcolismo. Poi non so dire se questo sia vero o non è vero. Non l'hai appurato questo? No, non l'hai capito. Però io ero assolutamente convinta che fosse così, che io ero brevissima. Io ero 6.000 persone, ero per qualsiasi momento... Una bugiarda? Certo, per forza. Questo era il modo hai per sopravvivere. Hai vissuto dicendo bugie? Certo. Cosa raccontavi? Qualunque cosa, dicevo che se avevo odore di alcol è perché qualcuno... Cioè, cose anche... Quindi mangiavo caramelle, accendevo sigarette per mescolare, perché il mio ex marito mi diceva mai bevuto, no, ma cosa dici? Ma lui dice? Se n'è accorto almeno. Sì è e bravissima. No, non so come dire, secondo me era un non volere vedere. Lavorava alle poste allo sportello, quella maschera del mostro che vedevi te, come facevi ad arrivare la mattina pulita, non c'era più la maschera, come mai? Hai rischiato il posto di lavoro? No, perché io non sono mai andata a lavorare ubriaca, mai. Avevi già comunque avevi una padronanza allora. Sì, che è faticosissima. Come si smaltisce una sbornia per la mattina? Non lo so, mi truccavo, mi mettevo fondotinta, mi truccavo, cosa che non faccio ma più. Ma un'amica intima, un amico intimo, il marito, si accorgevano di che tu stavi barando? Allora, l'amica intima no, perché la vedevo eventualmente dopo lavoro, cose del genere. Il marito, per via del suo lavoro, lui usciva molto prima di me. E poi che io sono. Lui lavorava, anche lui non lavora più, lavorava all'AMIU e poi comunque io non ho più una persona con me da 14 anni, 15 anni, quindi voglio dire. Beh, però quando bevevi ce l'avevi. Sì, ma lui usciva molto prima, quindi lui non si rendeva non conto. Non c'era un rapporto di dialogo, mi sembra di sì, sì, no, c'era. Io non so, non ti andava a dirlo a lui? No. È molto... Allora, non ti confidi con tuo marito, con chi ti confidi? Allora, il problema, almeno per quanto riguarda me, per quanto riguarda la mia sostanza, era il fatto che io non volevo che qualcuno mi dicesse che dovevo smettere. Ah. Perché a me andava bene così. Per cui, perché, cioè, anche se qualcuno... Voglio dire, il prete, il medico mi avesse detto, ma guarda che stai. Ma gli avrei risposto male, ma proprio male. Ah, bravi perché ti volevi continuare cioè, a stare... Ma io volevo continuare, cioè era quello cosa che... Cosa provavi di così bello? Raccontiamo un po' la sbornia, cosa ti portava? Allora, alla fine niente, soltanto... Euforia? Allora, all'inizio sì, mi inebriava, mi faceva sentire più libera nel... A volte non avevo il coraggio di fare determinate cose con rapporti con persone con le quali erano un po' conflittuali. Se avevo un po' bevuto ero libera. Eri più forte. Sì, mi sentivo più forte. Ero in grado di... Ti dava la personalità che non avevi. Sì, infatti.
Ecco, parliamo delle cose, la rinascita. La rinascita è partita sicuramente da questi incontri che ho avuto con questo psichiatra, che mi ha detto quello che io non volevo accettare, mi ha detto che io ero un alcolista. E dopo quasi 30 anni. Sì, però non ce l'ho mai andata. E mi ha detto che io ero un alcolista e che, me lo ricorderò sempre, che non riteneva giusto rubarmi dei soldi facendomi andare da lui, ma di telefonare e di entrare nei gruppi. C'è ancora delle persone in gamma, brave. L'ho scoperto dopo che è uno psichiatra dei SERD. A quel punto lì sono uscita, l'ho ringraziato, sono andata al SERD di Piazza Dante, sono andata a prendere il numero telefonico di Alcolisti Anonimi, quello del centro, perché come zona via 20 era più comodo per me, e ho telefonato. E ho telefonato, e questo era il venerdì. E era l'ultimo praticamente giorno di aprile. Io sono entrata il 2 di maggio del 2016. Te lo ricordi? Sì, capperi. Il 2 di maggio del 2016. Festeggi ogni volta. Era un martedì sera. Mi sono fatta accompagnare perché tremavo come una foglia. Chi ti ha accompagnato? E il mio compagno. Compagno è un parolone, perché non viviamo insieme, comunque il mio compagno, che invece lui ha fatto di tutto per farmi smettere senza riuscirci. Ma la cosa, perché nella mia testa andare ad Alcolisti Anonimi era come, sì, l'avevo vista nei film americani, cioè nei telefilm, sì, cose del genere, però per me era come dire: Cribbio, sei una persona con un buon lavoro, con una bella casa. Devi ammettere finalmente di essere alcolista. Saranno tutti dei clochard. Cioè, invece, quindi nella mia testa. Invece, niente di più sbagliato. Niente di più sbagliato. Quando sono entrata, quella stanzetta era piena di gente come me. Gente che capivo quando parlava. Tutto quello che queste persone dicevano, bene o male, mi appartenevano. Raccontavano la loro storia, che sì, era la tua storia. Era la mia storia. E ho detto: ok, ho una speranza. Adesso ho una speranza. C'è una cosa che c'è scritta nella nostra letteratura, nella letteratura di Alcolisti Anonimi, che all'inizio io è un dovere, quindi io non posso, io non devo bere. Adesso per me è una scelta, io non ho più problemi. Cioè a me non viene in mente di bere. Dunque direi che forse possiamo concludere con questo. Sì. Cioè Alcolisti Anonimi è un'opportunità, perché sono persone che vivono la stessa... Sì, viviamo lo stesso malessere, e nelle nostre testimonianze lo diciamo per far sì di aiutare un altro. L'ultima domanda è inevitabile. Sì. Quelle persone che tu ami tanto, l'ex marito e i due figli, che ora sono grandi, ti hanno perdonato? Allora, io credo che, per quanto riguarda il mio ex marito, che è una persona veramente meravigliosa, credo che non abbia ancora capito che io sono un alcolista e che cosa significhi essere un alcolista. I miei figli, sicuramente, il mio continuare, il mio cambiare, perché la cosa che è successa è che io ho aperto la mia mente e ho accettato di ricominciare come un'altra persona, ha fatto sì che piano piano si siano riavvicinati a me. Ma, e questo lo dico per quanto riguarda il mio piccolo, che poi ormai piccolo non è, e io comunque rimango nei suoi momenti di sconforto, nei suoi momenti di arrabbiatura, il suo pungible. E
E questo ancora adesso a me fa parecchio male. Però anche ci lavorerò. Anche adesso tu, mentre racconti, a volte tremi, a volte hai le lacrime agli occhi. Perché è il mio vissuto, è questo. E comunque, per quanto lo sto cambiando ogni giorno, ma fa ancora, è ancora dentro di me, fa ancora parte di me e a volte mi fa ancora male. Grazie Antonella, grazie. Prego, grazie.